periodo così difficile per l'Italia e per la nostra regione, noi del Popolo della Libertà diciamo no al governo Monti-Bersani, il governo delle banche e dei poteri forti, no al governo delle tasse e di Equitalia, no al governo che ha introdotto uno stato di polizia tributaria nel nostro paese, no all'IMU sulla prima casa che noi consideriamo sacra e che non può essere toccata da nessuna imposta né essere pignorabile. Il Popolo della Libertà vuole un paese libero dalle vessazioni del fisco e della burocrazia. Vuole un paese che conti veramente in Europa e che non sia subalterno ai diktat della Germania. Vuole uno Stato amico dei cittadini e non padrone. Per questo proponiamo una profonda riforma fiscale che agevoli la vita delle famiglie e delle imprese. Vogliamo abolire l'IMU sulla prima casa e restituirvi quanto avete versato nel 2012 per un'imposta che consideriamo ingiusta e sbagliata. Vogliamo azzerare l'IRAP alle piccole e medie imprese, un'imposta rapina che colpisce duramente la produzione. Vogliamo delle detrazioni fiscali per chi assume a tempo indeterminato e delle agevolazioni fiscali per i giovani imprenditori. Il Popolo della Libertà vuole superare questa complessa crisi economica. Gli altri si limitano a gestire il declino dell'Italia, un paese che noi amiamo profondamente e che non possiamo e non vogliamo vedere affondare. Votare è semplice, basta mettere una X sul simbolo Popolo della Libertà.